Bentornati sul mio canale. Oggi andremo a riprendere un po' questo format che vedevo che vi piaceva abbastanza e ho lasciato per un po' di tempo. Comunque, in tantissimi mi avete scritto nei commenti di preparare il cibo che si vede in Fortnite. Quindi oggi andremo a preparare quel bellissimo hamburger con gli occhi e la bibita, la slurp che vi dà lo scudo. Non ho mai giocato a Fortnite, non ne ho idea. Ok, essenzialmente questi sono gli ingredienti, quindi per prima cosa ci andiamo a preparare la polpetta, l'hamburger da mettere nel mezzo. Ho visto che c'è qualcuno che ha già fatto questo tipo di video, però il mio sarà sicuramente migliore, sia come presentazione, sia come spiegazione, che comunque, diciamo, qualche mamma, la vostra mamma per i bambini più piccoli, anche voi se li vorrete preparare per fare una festa a tema Fortnite, potrete seguire tutte le indicazioni e fare una bellissima festa con panini e bibite alla Fortnite. Allora, per prima cosa ci andiamo a preparare l'hamburger. Buttiamo la carne qua dentro. Ah, è saltata via! E la andiamo a condire con abbastanza un po' di sale, abbastanza sale, vai, un bel pizzico di sale, un bel pizzico di pepe macinato, lo maciniamo, guarda quanto pepe, guarda, ah, molto peposo, e volendo, per dargli quell'aroma, anche un pizzico di zucchero va bene. Chiù, hoppla, ok, perfetto. Volendo ci potete mettere anche qualche altra cosa se vi piace di più, un po' di paprika affumicata, un po' di curcuma, qualcosa così, un po' di salsa barbecue stesso all'interno dell'impasto per dargli quel sapore più affumicato, però così già va bene, gli daremo un sapore semplice. Ok, una volta preparato l'impasto per le nostre polpette dell'hamburger, che facciamo? Andiamo a prendere la nostra pancetta tesa e ne taglieremo delle belle fettine abbastanza spesse, vedete? Di questo spessore, almeno di un paio di millimetri. Quando dovete preparare l'hamburger, semplicemente prendete una quantità di carne che può essere un 150, un 200 grammi, quindi abbastanza, perché tanto con la cottura si ritirerà, e fate una bella polpetta così, la schiacciate così, rotondeggiante, ta 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 ta, hop, ed eccola pronta. Adesso non ci resta che andarli a cuocere entrambi. Andiamo. Bene, quindi questi sono i prodotti finiti. Noi abbiamo tostato la pancetta, abbiamo cotto l'hamburger e ho tostato anche un po' il pane stesso all'interno del grasso della pancetta, così prende quel sapore buono. Adesso, anche se nella ricetta non si vede che c'è, io ci metto questa bella maionese raffinata, ma voi potete metterci tipo maionese, ketchup e altre cose, sempre per dargli questo saporino così più saporoso. Quindi ci spalmiamo abbastanza maionese al di sopra della quale ci mettiamo il nostro hamburgerozzo, eccolo qui, con, mi pare che ci va, prima del formaggio, mettiamo una bella fetta di formaggio che si dovrà sciogliere con il calore dell'hamburger, poi ci mettiamo un pezzo, lo mettiamo qui dietro, e un pezzo lo mettiamo più avanti, in modo che scenda in questo modo, vedete? Dopodiché prendiamo una pummarola e ne tagliamo una fettina, ci vuole sempre una fetta di pummarola all'interno di un panino. Hop! E la mettiamo sopra. Ok, possiamo chiudere. Possiamo iniziare a chiudere e non è finito però, così non è finito. Cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo mettere gli occhietti. Per fare gli occhietti andremo a prendere un paio di stuzzicadenti. Aha, eccoli qui, un paio di stuzzicadenti ai quali andremo a prendere queste bellissime mozzarelline, ciliegine e bocconcini. Queste sono di bufala, non sono quelle là delle buste tipo vallelata, è proprio una cagata e cose varie. Queste sono di bufala e quindi le mettiamo qui come occhietti, e una e due. Dopodiché ci vuole un'oliva verde, scegliamo un'oliva verde che ci piace abbastanza verde, eccola qui. Prendiamo uno di questi stuzzicadenti più grandi, questi che servono per fare tipo gli spiedini, oppela, e servirà per tenere il nostro panino ben chiuso. Mettiamo dietro
così, gli togliamo la parte in eccesso, la seghiamo via. E poi non ci resta che fare le pupille degli occhi, perché logicamente gli occhi hanno bisogno di pupille. Allora che facciamo? Prendiamo un'oliva nera. Guardate che bella questa oliva nera. Questa è proprio un'oliva di Gaeta. Togliamo una puntina con un po' di sputazza. La azzeccate davanti, no. In realtà proprio perché sono umide, si attaccheranno da sole. Eccolo qua, guardate che bel panino. C'ha proprio gli occhietti visti. Fatemi vedere se ci sembra, se è bello. Ui, proprio bello. È proprio bello questo panino. Com'è bello questo panino di come si chiama questo gioco? Fortnite, bellissimo. Allora, questo non ci voleva niente a fare, cioè è stato abbastanza veloce, abbastanza rapido da fare. Adesso dobbiamo andare a preparare la bibita, la slurp. Ok, perfetto, una volta che ho pulito un po', quindi una volta fatto l'hamburger ci dobbiamo fare anche la bibita, la slurp, che è molto semplice da fare. Basta prendere qualcosa di azzurro, anche semplicemente acqua con colorante azzurro alimentare, potete farla. Non ci vuole niente, comunque meglio una Powerade, una Gatorade, qualsiasi bibita che ha un colore azzurro all'interno di uno di questi bicchieri, di queste brocchette, di queste cose molto semplici che si trovano dai cinesi. Non ci vuole niente a comprare dai cinesi. E per dargli quella luminescenza, quella fosforescenza che hanno queste bibite, andiamo a metterci gli Starlight, che sono queste cose, vedete, piccoline, che si mettono sopra i galleggianti per fare la luce di notte, per vederli nella notte, al buio. Quindi quelle hanno una reazione chimica all'interno, rompendola così, vedete, diventa fluorescente. Guardate che bello, è fluorescente. È ben fluorescente. Adesso però, siccome queste possono essere utilizzate da bambini, possono essere fatte per, non lo so, feste di bambini e cose varie, per non lasciare qualcosa che galleggia, che il bambino, lasciamo che può tenere 6-10 anni, però può essere un po' imbecille, per non far sì che galleggia, si beve pure lo Starlight e poi muore il bambino, che facciamo? Anche questi potete comprarli in un negozio di pesca, un negozio specializzato di pesca, vedete come la reazione avviene all'istante, oppure da un cinese, solitamente i negozi dei cinesi vendono un sacco di cose, dai cinesi trovate di tutto, soprattutto le mamme degli haters, alle mamme degli haters piace molto l'involtino primavera. Comunque, per non far sì che questa cosa se ne vada in giro all'interno del bicchiere, che facciamo? L'attacchiamo sul fondo con un po' di colla a caldo. Mettiamo colla a caldo e l'attacchiamo sul fondo, così che non si muove, non si va a muovere. Hoppla! Cioè, perfetto, una volta che si saranno seccate la vostra colla a caldo, ci versate dentro la bibita. Vedete come brilla anche al buio? È brillante al buio, non lo so se si vede con la telecamera. Brilla comunque anche al buio, è bella brillantina, da questo senso di fluorescenza, questo brillore fluorescente. E accendi la luce, accendi le luci e una volta che volete fa pure questo bel rumore, ve la zucate così. Comunque andiamo a vedere come è fatto il panino all'interno. Vedete un coltello? Andiamolo a tagliare, lo tagliamo in mezzo. È caduta la pupilla. Beh, lo tagliamo nel mezzo. Vediamo come è venuto questo hamburger. La lingua. Ecco come è venuto bene. È davvero un bel panino. C'è anche un pezzo di lingua appesa. Davvero buono. Adesso la pancetta è buona. Proviamo come l'hamburger. Mangiamoci anche l'occhietto. Bene, alla fine questo è il risultato. L'ho anche mangiato, purtroppo era talmente buono che ho dovuto finirlo. Non posso resistere. Voi come sempre fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e soprattutto nei commenti consigliatemi qualche altro piatto di cartoni animati, serie TV,
videogiochi o qualsiasi altra cosa, anche di famose catene di fast food che volete, che vi ripropongo, che rifaccio io, vi svelo così la ricetta. Se comunque il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarmi tanti mi piace, condividere il video dove volete e seguirmi anche su Instagram, curioso come The Zapper. E noi ci rivediamo con il prossimo video.